Buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione di oggi del TG Flash di New Sicilia. In apertura la notizia che arriva da fonti della Procura di Palermo e che parla della possibilità che il boss Massina Denaro partecipi oggi in videoconferenza all'udienza del processo ai mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio in corso davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. A quanto si apprende, nel penitenziario di massima sicurezza dell'Aquila sarebbe già stata allestita una sala attraverso la quale si svolgerà il collegamento. In piazza con un foglio bianco dove simbolicamente riscrivere la nuova storia di Castelvetrano e l'invito che Giuseppe Cimarosa ha rivolto a tutti per questo pomeriggio alle ore 16 in piazza Ruggero VII a Castelvetrano, a due giorni dall'arresto del boss Matteo Messina Denaro, il cugino acquisito del super latitante ha pensato di organizzare un'iniziativa in piazza dal valore simbolico. Si tratta di una manifestazione silenziosa e pacifica nel quartiere dove Messina Denaro è nato e dove vive ancora il resto della sua famiglia, ha detto. Cimarosa è figlio di Rosa Filardo, cugina di primo grado di Messina Denaro, e di Lorenzo Cimarosa, morto nel 2017 dopo aver collaborato con la giustizia. È diventato virale sui social un messaggio audio inoltrato da una donna ad alcune amiche in cui spiega come sia scioccata dal fatto di aver condiviso il percorso di terapia medica con Matteo Messina Denaro. Nell'audio la signora dice di aver preso un caffè con il boss, di cui evidentemente sconosceva la vera identità, e sottolinea come altre sue amiche abbiano avuto rapporti molto più intimi con l'ex super latitante. Una di queste sarebbe stata addirittura l'ultima persona contattata da Messina Denaro prima di essere arrestato. E chiudiamo con la confisca di beni per 4 milioni di euro effettuata dalla Direzione Investigativa Antimafia a un imprenditore di Enna condannato con sentenza definitiva per usura. Dalle indagini avviate nel 2010 sarebbero emersi i reati di usura dell'imprenditore e la fitta rete di complicità di cui godeva nell'ambito della criminalità ennese. Il provvedimento di confisca ha interessato l'intero capitale sociale e rilevanti quote di partecipazioni in diverse società. La confisca riguardanti 14 immobili, tra i quali spiccano una villa con piscina e diversi terreni nell'area commerciale di Catania. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti a mezzogiorno. A più tardi.